ti è venuta questa canzone, Max Pezzali? Beh, era un'idea che mi ballava in testa da un po', solo che non riuscivo a concretizzarla, c'avevo il provino. Per questo mi servivano due voci particolarmente, insomma, belle e articolate come quelle di Francesco e di Filippo. Ho chiesto il loro aiuto, ho detto dai, mi va di cantare un pezzo con me, che magari riusciamo a dargli la quadratura, fare la quadratura del cerchio. La cosa ha funzionato e abbiamo pensato che questa esperienza potesse anche essere trasportata su un palco, fondamentalmente. Esatto, perché così si può fare un concerto con le tre voci insieme. In questa canzone, poi, tra l'altro, quando ho letto la biografia, con tutto legato ovviamente a ogni canzone, giustamente scrive: l'essere umano è riuscito a superare le proprie debolezze e quindi naturali, quindi duri da battere, anche inteso come sì, si impara dalle sconfitte. Esatto, perché poi sono un po' un fanatico di tutti quei documentari sulla natura che fanno in giro, e lì perché ti dà un po' l'idea di come la natura funzioni. Nella natura, la legge, insomma, il darwinismo naturale non è che vince il più forte, vince il più adattabile, no? È quella roba, certo. Cioè, ci sono specie fortissime che però si sono estinte perché non sono riuscite ad adattare i tempi nuovi. Invece, certo, specie magari meno forti, con meno doti di aggressività, però che sono riuscite ad adattarsi ai nuovi habitat e quindi a essere più, più pronte al tempo che cambiava. E no? Quindi mai più attuality così, su questa canzone di Max Pezzali insieme a Neck e insieme ovviamente a Renga, perché proprio la Rowling, in questi giorni l'autrice, sì, di Harry Potter, ha pubblicato il suo nuovo lavoro che sta uscendo proprio oggi, sì, che parla proprio di questo, cioè la difficoltà della vita, imparare dai fallimenti, esatto, per poi riuscire a superare le difficoltà. Assolutamente. Beh, ne parla lei che giusto moriva di fame, poi esatto, ha azzeccato un filotto di quelli grandi. E quindi su questa cosa qua volevo chiederti, ma... come la prendi dal punto di vista sportivo, visto che per una volta ho un tifoso? Non ridere, stiamo subito parlando, perché in questo periodo possiamo sorridere, dai. Ma sì, io allora, io vorrei evitare, per gli interisti, falsi entusiasmi, ma perché non voglio avere dei falsi entusiasmi io. Cioè, non è che adesso improvvisamente siamo diventati, no, il Real Madrid o il Barcellona, però siamo, secondo me, quest'anno Luciano Spalletti è riuscito a dare una quadratura, a dare un gioco e a dare una mentalità. Poi, che questa cosa possa durare fino a fine campionato, o che in assenza di rinforzi a gennaio la cosa possa resistere, io non lo so. Però abbiamo un impegno solo a settimana, nel senso che si gioca il campionato e basta. Quindi, tradotto per le donne, per chi ignorante nel calcio, non essendo in Coppa Campione, il resto abbiamo solo il campionato. Esatto, solo il campionato. Quindi facciamo una partita a settimana. Una settimana, quindi come una volta, no? Quindi potremmo riuscire a farla. Speriamo che arrivi qualche rinforzo, insomma, serio. E secondo me l'arrivare nelle prime quattro non è fuori portata. No, l'ha detto anche, l'arrivate tra le prime due, ne sono sicuro. L'ha detto certo anche che il capitano. No, l'ha detto anche il capitano ieri, perché ha detto: ragazzi, l'altro anno eravamo, qualche anno fa con Mancini, eravamo ai primi posti e poi abbiamo visto come è andata a finire. Certo. Quindi aspettiamo a parlare. Però assolutamente, puoi arrivare a Natale primo e poi fare un disastro. Cioè, nel senso, lo sappiamo. Allora, avete capito perché parlava dell'adattamento, certo, dello spirito? Perché fa parte dello spirito, dell'interista. Bisogna, l'interista deve adattarsi dal rischio retrocessione un anno al entrare al vincere il triplete, esatto, o poi ritornare al dodicesimo posto. Come scrive Severgnini, grande interista, dice: però quando ce la facciamo, ragazzi, possiamo godercela. Sì, è bello, perché poi diventa epocale, ce la fai una volta a secolo più o meno. Quindi. Quanto avete goduto quando non è successo alla Juve l'anno scorso? Ci sentiamo alla prossima canzone? La prossima canzone, che dà il titolo anche a questo ultimo lavoro di Max. Esattamente, che è, appunto, si intitola Le canzoni alla radio. È inutile che ve lo spieghiamo, abbiamo in diretta Max Pezzali, se non l'avete capito lo potete seguire in televisione. Con una giovane promessa della musica che si chiama Nile Rodgers. Sì, proprio l'ultimo arrivato, diciamo così. L'ultimissimo arrivato. Sì, che questo di dischi ne ha fatti tanti anche lui. Mamma mia, lui è passato da tutti gli anni 70, Chic, Earth, Wind & Fire, tutte... È passato attraverso, non lo so, gli anni 80, Madonna. Ma quindi vuol dire che la musica mantiene giovani? Perché la tu musica sì. Ci hai appena detto, allora, 25 anni di dischi, questo sono sicuro. Sei partito quando ne avevi 25, quindi fa 50. Sì, 50 purtroppo. Ma da come sei vestito? Dalla quelli, mi viene da pensare, a parte l'Harley Davidson, che sei un artista della prima ora, bravissimo. Ma mi sembra che la musica mantenga giovani. Assolutamente, ma soprattutto mantiene giovane il cervello, perché devi oggi, specialmente nel
il 2017, con tutta la musica che esce devi essere in grado di capire le tecnologie, devi essere in grado di capire tutto quello che succede, se no ti mangia in testa anche tuo figlio, cioè capito? Bravo. Vieni sovrastato. E qui ne parli anche all'interno di una delle tue canzoni. Sì, esatto, perché c'è questa canzone che si intitola Il secolo giovane, che appunto parla di come tante volte quelli della mia generazione, tutti noi, che poi su certe cose siamo anche convinti, e forse è anche vero, diciamo, porco Giuda, si stava meglio quando eravamo giovani. Tutti noi, ti ricordi i tempi? Perché oggi la tecnologia ha cambiato talmente le cose, è diventata talmente pervasiva che tutti noi siamo quasi, cioè da un lato siamo contenti di avere questi strumenti, dall'altro ci sentiamo un po' soffocati. Un po' come il fatto che io mi ricordo, cioè oggi non c'è più non c'è un momento in cui non sei reperibile, perché sennò la gente dice ma dove eri? Pensano che sei morto se non ti trovano in Twitter, un'ora. Facebook, esatto. Instagram e WhatsApp. Ma come, non rispondevi a WhatsApp? Ho visto che hai letto e non mai risposto. Eri online ma no, ma stavo andando, cioè non lo so, avrò toccato a caccia, era in macchina, stavo facendo il pieno di benzina magari una. Quindi siamo entrati poi in una roba che uno dice porco Giuda basta, no, quanto siamo. Però è altrettanto vero che da un lato c'è una grandissima, insomma, c'è una pervasività della tecnologia che però ci porta dall'altra parte avere degli strumenti a disposizione straordinari. Dovremmo riuscire a dosarli. Solo che la gente ormai, se non rispondi entro due secondi al WhatsApp che ti hanno mandato, allora Però la tecnologia, visto sotto quest'ottica, cioè dove sicuramente ti aiuta perché hai accesso facile, tu hai parlato della radio, di quando le prime volte magari provavi a fare anche la trasmissione. Ma tu pensa che ragazzi oggi, uno che comincia a fare musica oggi rispetto a quando ho cominciato io, che tecnicamente con il computer che usano per fare, che ne so, le ricerche a casa, con lo stesso computer e con un software da pochi soldi possono fare dei dischi sostanzialmente pubblicabili nel con la dinamica, con la dinamica tutto giusto. Oppure possono già fare il loro canale YouTube e avere un sacco di successo, e quindi sì, ma anche lì no? Una volta uno diceva facciamo televisione, adesso si ordinano delle lampade a LED da 18 euro su Amazon che attaccano, fanno il loro piccolo studio di registrazione, di videoregistrazione in casa, e diventano già dei piccoli quasi imprenditori di se stessi, imprenditori dello spettacolo, mettiamolo così. Prima ne parlavamo a microfoni spenti, questo aspetto dove non fanno più quella che era la ricerca, cioè certo. Ci ricordavamo da piccoli che noi andavamo nei negozi di dischi e ci appassionavamo a un gruppo magari non solamente per la musica che facevano, ma anche per tutto quello che abbracciavano. Poi era difficile moda. Sapere le cose. Io andavo in stazione a Pavia, c'era la stampa internazionale, no? Arrivava ogni tanto un numero dei vecchi, non so, Melody Maker, New Musical Express, Billboard, e dici porco Giuda, è arrivata una rivista americana, costava una cifra perché quello te la dava l'edicolante, e lì cercavi di capire che cosa stesse succedendo in quel momento in America, in Inghilterra. Però dovevi tu riempire i buchi della conoscenza che non avevi, dovevi tu cercare di farti un'idea, no, di cosa stesse succedendo in giro. E oggi questa ricerca non c'è più, perché hai già tutto lì, cioè basta cercare e c'è. Una volta dovevi proprio fare i chilometri per trovare un disco, per trovare un'informazione. E anche lì, dove c'è meno, è la solita storia, no? Quando c'è meno, le persone si appassionano di più a cercare e la passione diventa molto più forte. Non ti passa perché hai conquistato con difficoltà un risultato, un'informazione, un disco. Il disco che hai cercato per sei mesi, tu quello lì, quando ce l'hai in mano, ma lo sai a memoria, lo ascolti 100.000 volte. La copertina te la gira. Leggevi tutti i crediti possibili. Se appena uscito dici ok, è disponibile su, guardi, dici ok, ce l'ho, basta, lo ascolterò tra sei mesi, poi magari ti dimentichi anche di averlo. Com'è che hai fatto uscire venerdì 17 il disco nuovo? Guarda, io non ho idea di chi abbia preso questa decisione. Perché... è il discografico? No, perché preso la casa in base a una serie di calcoli che uscivo tal giorno qua, un'altra. Io forse sapevo che nessun altro avrebbe fatto. Esatto, di sicuro concorrenza il 17, venerdì 17 non c'era. Venerdì 17, le canzoni alla radio, 7 inediti più un remix più 30 canzoni, 30 che, canzoni. Che hanno fatto veramente la storia. Ma è stato difficile sceglierle? Ma alla fine sì e no, nel senso che uno ogni volta che pensa all'idea di creare una parte raccolta di un album, come in questo caso, dice vabbè, mettiamo tutto, poi tutto non si può mettere, e allora devi creare, cioè in base ai pezzi nuovi che hai eccetera, devi creare una sorta di atmosfera comune, ecco, e devi immaginartela come una playlist che magari certe cose sono più inerenti, altre meno,
e poi a un certo punto devi andare un po' anche a caso, secondo me, perché se no non esci più. Cioè, per creare un'emozione quasi come una playlist radiofonica, esatto. Perché parlando di radio, quindi hai tentato di ricreare una playlist. Sì, certo, perché poi è quello il discorso, cioè le canzoni alla radio vuol dire proprio che l'idea era quello di suggerire a chi ascolta quell'emozione di 25 anni di canzoni che sono andate in radio e che la radio ha aiutato a diventare famose, ad entrare nella vita delle persone, e quindi che avesse quell'andamento lì, da come se uno stesse effettivamente ascoltando la radio anziché un doppio CD. Te la ricordi la prima volta in cui hanno trasmesso la canzone alla radio? Sì, io mi ricordo, allora, la prima volta in cui ho sentito Hanno ucciso l'uomo ragno, nello specifico, perché sai, finché è il singolo che passa una volta ogni tanto, dici vabbè. Ma magari una... Quando è partito proprio Hanno ucciso l'uomo ragno, mi ricordo che ero in macchina, sono quasi uscito di strada, perché l'emozione era wow, sai, quando poi senti la compressione, cioè anche lì sì, è vero, c'era la compressione, gli orban analogici, esatto, che facevano quella roba che dice Madonna come suona, no, è che è proprio così, cioè nel senso e quel tipo di emozione lì credo che solo la radio lo possa dare, solo sentire un pezzo alla radio te lo dà. Che poi la radio accompagna in molte cose nella vita. Parlavamo per un attimo, abbiamo fatto la accenno al calcio, e giustamente Max mi diceva la radio è anche vista come esperienza di sentire il calcio e di seguirlo dalla radiolina. Certo, perché tutta una generazione di appassionati di calcio come me, che magari non andavano tanto allo stadio perché erano lontani, poi io da piccolo tutta la storia della mia squadra ma anche delle altre squadre, cioè stiamo parlando dell'Inter, esatto, ma anche delle altre squadre, cioè alla fine noi conoscevamo il calcio prevalentemente alla radio, perché in televisione facevamo vedere solo tutto il calcio minuto per minuto, cioè scusami, il novantesimo minuto, e quindi vedevi i gol e poco altro, se no c'erano le partite di coppa, quindi tu ti dovevi fare la tua fantasia di come stava andando la partita, ed ecco che passa sulla sinistra e tu dovevi immaginarti il campo visto proprio così, cioè, ecco, e te lo vedevi in prospettiva, quindi è un calcio immaginato. C'erano quello che milioni e milioni e milioni di persone. Sì, io poi io mi ricordo che appunto c'è anche nella canzone Weekend, che è compresa nell'album, che c'erano proprio le coppie, marito e moglie, il papà e la mamma nel caso, oppure marito e moglie o fidanzato e fidanzata, che uscivano con lei che diceva adesso andiamo a fare la vasca in corso, sì. No? Quindi lui dice va bene, e avevano l'auricolare nell'orecchio con la radiolina e quando segnava con con la moglie, che li obbligava ad andare in giro per negozi o per il centro a guardare le vetrine. Anche allo stadio poi si portava la radio per sentire per tutto. Sentire il commento, adesso con i video e con il video tutto semplice. Il firmacopie per oggi pomeriggio l'abbiamo già ricordato, sì. Nave De Vero Marghera, a partire dalle 18:30 ci sarà Max Pezzali a disposizione per firmare tutte le copie, sì, del nuovo lavoro, del nuovo CD. Ma vogliamo ricordare anche un tour, sì, gennaio. Gennaio, che in realtà poi parte, siamo anche in zona da Jesolo, perché il 19 mi sembra Palarex, esatto, quindi partiremo da lì, e dove prepareremo anche tutto lo spettacolo, e poi da lì in poi saremo in giro per tutta l'Italia, e le date si troveranno insomma sui siti abituali, insomma sul dove si comprano social, i biglietti, eccetera. Esatto, tutte queste cose qua. Sei felice di partire in tournée? Molto molto molto, perché per me il fatto di andarci con due amici come Filippo e Francesco, quindi Neck e Renga, è anche una sorta di occasione per uscire, cioè per fare qualcosa di nuovo, per fare una roba con un entusiasmo nuovo, cantare delle cose diverse, inventarsi, cioè è come ripartire un po' da capo, e quindi mi dà questa emozione qua. E poi ricordiamo che lui è uno che fa sempre sold out, perché è stato anche premiato ai Wind Music Awards perché le date erano tutte sold out, e quindi meno male, insomma, ma la faccia dura di pubblico, no, dura. C'è una preparazione tecnica non da poco. Prima, anche fuori onda, parlare di alcune robe tipo suoni, strumenti, quanto tempo bisogna passarci per fare un disco così e soprattutto cambiare dinamica, suoni? Secondo me è una questione di, ossia, nessuno ti obbliga, perché se hai un'idea, la canzone, ci sono tanti miei colleghi che lavorano con la classica impostazione pianoforte e voce, quello fa la canzone, poi dopo ci pensano i produttori, i producer. A me invece proprio fa passione, cioè una cosa, a me diverte, quindi suoni, groove, suoni, esatto, magari mood. Inventarmi la stupidata che poi dici al produttore dai mettici questo che è una figata, cioè mi piace quell'aspetto, perché ci gioco un po' con la musica, è anche il mio hobby, non è solo il mio lavoro, quindi mi diverto, essendo uno appassionato di queste cose qua, poi mi diverto. Allora, di qua ci stanno guardando storto, e quindi credo quindi guardiamo di là, dall'altra parte che è una vecchia massima, no? Esatto. Se ti guardano male, guarda dall'altra parte. Dal 17, cioè da venerdì, trovate in vendita il nuovo album, a
fate ancora tempo a prenderlo, a comprarlo, perché per il firmacopia, cioè per l'autografo, per chi abita nelle zone della nave De Vero, appunto, quindi siamo a Marghera, troverete Max Pezzali intorno alle 6:30. E poi all'interno trovate 7 canzoni inedite, più un remix, più 30 canzoni, 30 che canzoni. Non hanno fatto veramente. E c'è tanto materiale. E credetemi che è tanto, tanto, tanto bello. In bocca al lupo per partenza il 19. 19 da Jesolo. Da Jesolo, cercate pure i biglietti in Ticket One e il resto. Ci vediamo a fine tournée per vedere com'è andata. Dai, benissimo, facciamo un bilancio. Max Pezzali, sei il numero uno. No, grazie a voi. Grazie, voi Max. Siete ospitalissimi e gentilissimi. Grazie.